Ciao ragazzi, bentornati a Scuola Internazionale. Oggi si parla di Champions League, che fra poco alle 18 di questa sera ci saranno i sorteggi. Bentornati su Scuola Internazionale ancora, cari amici. Prima di iniziare vi ricordo di seguire la mia pagina e diffondere a tutti i vostri amici. Dite di seguire Squalo su Scuola Internazionale. Guardate tutti i video e cliccate mi piace se vi piace il video e non perdervi nessun contenuto del mio canale. Quindi questa sera cioè ieri sera sono finite tutti i turni preliminari, quindi sono confermate le fasce per il sorteggio della fase a gironi che si faranno domani sera a Monte Carlo alle ore 18. Ci sarà il sorteggio. L'Inter è già qualificata, è in prima fascia, conoscerà il proprio destino, il proprio cammino proprio questa sera a Monte Carlo, come abbiamo detto. E si terranno questi sorteggi particolari della fase a girone unico per la prima volta nella storia della competizione. Di questa nuova Champions League. Prima di quel momento, però, si passerà da quattro differenti turni di qualificazione, da quale oggi hanno le squadre mancate. Allora, bella raga, come state? Bentornati su. Ciao amici, bentornati su Squalo Internazionale. Se non l'avete ancora fatto, cliccate mi piace alla pagina, seguite la pagina e cliccate mi piace a tutti i video che vi piacciono di più. Se non vi piacciono, cliccate mi piace lo stesso, perché così mi portate un po' di appeal, si dice appeal, si dice appeal. Dite a tutti i vostri amici, così non vi perdete nessun contenuto nel canale, perché ce ne saranno di cose interessanti, ragazzi. Allora, questa sera è una serata importante perché è appena terminata. Sono appena terminati i turni preliminari di Champions League, sono state confermate le fasce per il sorteggio della fase a gironi che si farà oggi alle 18, oggi 29 agosto alle 18 a Monte Carlo. L'Inter è già qualificata, la nostra Inter è già qualificata in prima fascia, conoscerà il proprio cammino proprio questa sera. Sarà un sorteggio particolare a girone unico, per la prima volta nella storia della competizione ci saranno una classifica che va dal primo posto al 36esimo posto, ragazzi. Cioè, sarà una classifica lunghissima, però le squadre fuori loggia perché l'hanno in 8 partite. Praticamente si sfideranno. Adesso vi spiego bene come si sfideranno, perché è un po' complicato, però non è difficile. Una volta che vi spiego il meccanismo lo capirete. Avevo già fatto un video nei mesi scorsi, però adesso con le squadre che ci sono è più facile spiegarlo. Saranno 36 squadre invece che 32. E quindi adesso vi spiego bene il funzionamento del nuovo format Champions League 2024-2025. Quindi scoprite con me le fasce per sorteggiare la fase a gironi. Le 36 squadre in corsa sono state suddivise in 4, vuol dire 4 fasce per il sorteggio, però non è una cosa importante come negli anni passati. Negli anni passati contava tantissimo essere in prima fascia o in quarta fascia o in terza o in seconda. Quest'anno o sei in prima o sei in quarta non cambia niente, perché comunque bisogna beccarsi tutti contro tutti. Adesso vi spiego come. Guardate gli streaming sul sito dell'UEFA, mi raccomando alle 18, oppure su tutti i canali si potrà vedere stasera il sorteggio. Fascia 1. Nella prima fascia ci sono Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund e Lipsia. E anche Barcellona, scusate, mi ero dimenticato il Barcellona. Sono 9 squadre, quindi sono 4 gironi da 9 squadre. 4 fasce, scusate. Seconda fascia, Leverkusen, Atletico di Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e AC Milan, il Milan. Terza fascia, Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV Eindhoven, Dinamo di Zagabria, poi Salisburgo, Lille, Stella Rossa di Belgrado, Young Boys e Celtic Glasgow. Quarta fascia, Slovan Bratislava, il Monaco, lo Sparta Praga, l'Aston Villa, il Bologna, il Girona, lo Stoccarda, lo Stuttgart, lo leggendo in tedesco, lo Sturm Graz e il Brest.
la squadra francese. Essere in prima fascia, come vi stavo dicendo prima, non dà più nessun vantaggio in questa Champions League, in questo nuovo formato. Il nuovo formato prevede per ogni squadra 8 partite, quindi ascoltate bene, 8 partite di stagione regolare. Nel sorteggio che si terrà domani, oggi, cioè oggi alle 18, le 36 squadre verranno divise in queste 4 fasce che vi ho appena detto. E perché sono state suddivise in queste 4 fasce? Perché seguendo anche il loro punteggio che hanno nel ranking, quindi è normale, quelli della prima fascia hanno un punteggio più alto e le squadre che sono nell'ultima hanno un punteggio più basso. Però essere nella prima piuttosto che nell'ultima fascia non darà più nessun vantaggio, a differenza di quanto avveniva invece nelle passate edizioni della Champions League, dove le teste di serie spesso avevano in teoria un girone più semplice, no? Rispetto a chi era in quarta fascia. E ogni formazione infatti si troverà a dover incontrare due squadre, due avversarie per ogni fascia. Quindi per dire l'Inter in prima fascia dovrà beccare due della sua fascia, due della seconda fascia, due della terza e due della quarta. Quindi un altro esempio può essere il Real Madrid, che si potrebbe trovare ad affrontare già nella prima fase il Manchester City, per dire, o il Paris Saint-Germain. Stessa cosa per l'Inter, potrebbe succedere, perché sono in prima fascia. Ci siamo? È semplicissimo, quindi ognuno si deve beccare con due squadre di ogni fascia. Come cambia il format? Il format, che tra l'altro il format sarà uguale anche a quello di Europa League e di Conference League, con differenza che l'Europa League avrà 36 squadre, anche lei la Conference 32. Allora, è cambiata una cosa, che ci sono 4 squadre in più rispetto all'anno scorso, sono 36 piuttosto che 32. Quindi le 8 squadre giocheranno un girone unico, perché il girone è unico, la classifica sarà unica, però invece che giocare due volte in casa e trasferta contro tre avversari, come succedeva fino all'anno scorso, si giocheranno 4 partite in casa, 8 match, con 8 avversari diversi, 4 in casa e 4 in trasferta, per dire, se all'Inter può capitare di beccare il Real Madrid, magari a San Siro, però col Paris Saint-Germain in Francia. Quindi, per dire, le difficoltà possono essere anche queste, perché non ci sono andate di ritorno, c'è solo l'andata e basta, quindi l'Inter se va con il Real Madrid fuori casa, solo fuori casa. Per determinare le 8 avversarie sono state divise in queste 4 fasce. Quindi domani ci sarà questo sorteggio dove ci saranno Cristiano Ronaldo e Buffon, si parla anche di Figo, ma soprattutto loro due, che non è che faranno un sorteggio come l'anno scorso che durava 3 ore, come gli altri anni 3 o 4 ore, no. Loro pescano solo le 8 squadre e poi ci pensa un computer con un algoritmo a formare i gironi. Come raggiungere poi la fase ad eliminazione diretta? È semplice. I risultati di ogni partita daranno corpo alla classifica generale delle 36 squadre che partecipano. Le prime 8 classificate, quindi ascoltate bene, le prime 8, nella fase a girone unico si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre invece classificate dal 9° posto al 24° posto si sfideranno a febbraio, dopo le otto partite, in questo spareggio di eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Quindi qua ci sarà andata e ritorno per riempire il tabellone degli ottavi di finale. Quindi da queste sfide usciranno altre 8 squadre che beccheranno le prime 8 squadre che si erano già qualificate. Le ultime 8, quelle dalla 25 alla 36, alla 36° posto, sono eliminate per sempre dalla competizione. Non ci sarà più come l'anno scorso che chi viene eliminato le migliori terze andavano in Europa League. No, chi viene eliminato va a casa. Eliminato vuol dire arrivare dal 26° posto, dal 25° posto, scusate, al 36°. Le ultime 8. Si qualificheranno quindi le prime 8 contro le vincenti delle sfide del turno preliminare. Non ci sarà nessun ripescaggio quindi in Europa League. Il sorteggio che avverrà poi per determinare gli accoppiamenti degli ottavi di finale determinerà anche il percorso delle squadre fino alla finale. Quindi ci sarà un tabellone tipo quello del tennis, no? Quando vedete il tennis come, o anche ai mondiali, no? O anche in Coppa Italia.
andando di conseguenza a comporre l'intero tabellone, quindi sarà tutto col sorteggio in base alle partite, alle vincenti. Le date: la prima giornata della fase girone unico comincerà il 17 settembre, quindi fa poco, mentre l'ultima, l'ottava e ultima giornata della fase sarà il 29 gennaio 2025. Quindi saranno due partite in più rispetto alla precedente Champions. Ed ecco tutte le date della fase a girone unico della prossima UEFA Champions League. Adesso ve le dico tutte, almeno sapete quando ci sarà. La prima giornata sarà il 17, 18 e 19 settembre. Seconda giornata 1 e 2 ottobre. Terza giornata 22 e 23 ottobre 2024. Quarta giornata il 5 e 6 novembre. La quinta giornata 26 e 27 novembre. Sesta giornata 10 e 11 dicembre, scusate. Settima giornata sotto Natale 21 e 22, no, dopo Natale, scusate, 21 e 22 gennaio. E l'ottava giornata e ultima sarà il 29 gennaio, dove tutti giocheranno nello stesso, in contemporanea, il 29 gennaio. Dopo ci saranno gli spareggi che verranno sorteggiati a Nyon in Svizzera il 31 gennaio del 2025 e saranno giocati l'11 e 12 febbraio per quanto riguarda l'andata. E il 18-19 febbraio per quanto riguarda il ritorno. Ci siamo? E poi ci sarà l'ultimo sorteggio, quello che decreterà gli accoppiamenti degli ottavi di finale. E del resto del tabellone, come vi dicevo prima, per fare questo tabellone tennistico. Poi andrà tutto di conseguenza. Tutto sarà fatto a Nyon il 21 febbraio 2025. Per quanto riguarda poi la fase finale della Coppa dei Campioni, del torneo, gli ottavi di finale si giocheranno a marzo, il 4 e 5 marzo l'andata e l'11 e il 12 marzo il ritorno. Mentre i quarti si faranno l'8 e il 9 aprile l'andata e il 15 e 16 aprile il ritorno. La semifinale verrà invece giocata il 29 e 30 aprile e 6 e 7 maggio il ritorno. Andata il 29 e 30 aprile, 6 e 7 maggio il ritorno. Ci siamo? La finale, è vero, l'atto finale della UEFA Champions League è molto importante perché bisogna vedere chi ci arriva e come ci arriveranno tutti morti, immagino. L'atto finale della UEFA Champions League si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 31 maggio 2025, pure tardi ragazzi. E poi il 14, il bello che il 14 di giugno inizia il Mondiale per Club. Vabbè, quella sarà un'altra storia che ne parleremo in un prossimo video. Quindi la prossima sarà la quinta finale giocata a Monaco di Baviera, ragazzi. Già la quinta. E tra l'altro è anche la seconda volta che si giocherà invece nello stadio nuovo del Bayern Monaco, l'Allianz Arena, appunto, dopo quella fatta nel 2012. A fare il sorteggio, ve l'ho detto, a pescare le prime otto squadre, saranno proprio Cristiano Ronaldo, che verrà premiato anche come il miglior goleador di sempre della Champions League, e Buffon, che prenderà un premio speciale come uno dei migliori portieri di sempre della UEFA Champions League. E niente, ragazzi, speriamo che l'Inter abbia un buon sorteggio, ma tanto due forti le beccherà sicuro, però speriamo magari di beccare, se dobbiamo beccare più forte che abbiamo in casa almeno, per dire, se ci deve uscire Real Madrid, speriamo che lo becchiamo a San Siro e non fuori casa, sarebbe già una cosa buona. E poi come va, quindi è difficile dire chi passerà quel turno, ci sarà da divertirsi, l'importante è che avete capito che comunque ci saranno quattro partite in casa e quattro fuori casa. E niente, questo è tutto. Io vi saluto, vi invito di nuovo a cliccare mi piace alla mia pagina e ci sentiamo oggi in giornata perché parleremo anche tanto di calcio mercato, perché ci sono tante scoop, purtroppo la nostra Inter, Chiesa non lo pide più, io sono triste, però vabbè, va bene così, mi fido della nostra società perché siamo comunque la squadra più forte. Gli altri possono comprare e spendere, però noi siamo già quello che dobbiamo essere, la squadra più forte d'Italia. E renderemo cara la pelle a tutti quanti. Ciao ragazzi, c'è la scuola.